Vola in alto la nuova Aquila a Palermo, impegnata nel girone G della divisione nazionale di C maschile di pallacanestro. I ragazzi di Coach Torriero hanno asfaltato la Vis Reggio Calabria con il risultato finale di 88-47. 41 punti di margine, frutto di una maggior caratura tecnica e tattica, fatta pesare dai palermitani soprattutto dal terzo quarto in poi. Un match condotto dall'inizio alla fine, ma che proprio con il penultimo periodo, chiuso a più 25 sugli avversari, ha preso inevitabilmente la direzione dei biancorossi. Un successo schiacciante, confermato anche dai numeri. 50% dal campo, 46% da 3 e addirittura un 94% dalla lunetta per i palermitani, con la guardia Marcello Cozzoli e l'ala piccola Matteo Gottini sugli scudi, rispettivamente con 19 e 17 punti realizzati e medie realizzative impressionanti, 60 e 75% dal campo. Gara in doppia cifra anche per Dario André, con un 3 su 3 dalla distanza, e il centro Filippo Tagliabue, entrambi affermatisi con 10 punti, dominando inoltre sotto canestro con 7 e 6 rimbalzi. La quinta vittoria consecutiva, l'ottava in 9 partite, che attestano la squadra di Torriero in cima alla classifica insieme al principale antagonista per l'unico posto utile per la promozione in binazionale, la Planet Catanzaro. Diciamo che il nostro percorso, che parte ad agosto, sta seguendo un pochino le tappe che ci eravamo prefissi, quindi è una fase di crescita, i ragazzi si stanno cercando e devo dire che si stanno trovando, quindi sia in fase difensiva che in fase offensiva stiamo cominciando a vedere delle belle cose. Complimenti ai ragazzi soprattutto. È arrivata la quinta di fila, il nostro progetto continua, il nostro progetto di crescita. Lo dicevamo già da agosto, settembre, siamo comunque una squadra molto forte, ma comunque era una squadra nuova, cioè molti innesti nuovi e quindi ci voleva il tempo di lavorare e crescere. E adesso stanno arrivando appunto i risultati del lavoro settimanale.